avete mai visto una torre pendente fatta con gli smartphone? Comunque, le nostre pazzie continuano. Finalmente porto il video sulla mia completa collezione di smartphone. Ovviamente l'iPhone 10, che è quello con cui sto registrando il video, è qui tra le mie mani, quindi non posso mostrarvelo nel video. Nel caso starebbe in questo punto qui, sotto l'iPhone 5S. Avrei anche l'iPhone 6S Plus, che è chiuso in una scatola ed è quello che purtroppo non funziona più, quindi in teoria anche lui sarebbe qui sotto. In ogni caso, guardate veramente quanti smartphone che sono questi. Non li ho contati, volete che lo facciamo adesso? Sono 14 smartphone, più gli altri due e un terzo iPhone 14 che mi manca, sarebbero 17 smartphone. Bene, adesso vado appunto a rivisitare questa collezione e vediamo un po' che cosa abbiamo. Partendo da qui sopra, chissà se questo si accende, è il Samsung Star. Ecco qui il modello, miracolosamente si accende. Come potete sentire il suono c'è. E qui abbiamo il logo della Samsung, completamente in plastica, smartphone del 2009, era uno smartphone di basso rango. Potete immaginare adesso che cosa sia in grado di fare. In ogni caso, completamente in plastica, qui la cornice è cromata, ma non vi fate ingannare, è in plastica anche questa. E questo è lo schermo che, nonostante la bassa risoluzione, come potete vedere, i colori non sono poi così male. Questa è una cosa che degli smartphone di Samsung, dalla notte dei tempi, mi ha sempre appunto fatto piacere. Se io tengo premuto dovrei riuscire a sbloccare. Ecco qui. Immagino devo stare a fare chissà che. Touchscreen resistivo. Guardate le animazioni stile iPhone. Proprio... Eccole qua. Questa è un'animazione proprio stile iPhone. Immaginate questo smartphone nel 2009, avrebbe attratto comunque le sue attenzioni. Fotocamera da 3,2 megapixel, specchietto per farsi selfie, una cosa che non ho mai visto in nessun altro smartphone. Magari ce l'hanno altri di casa Samsung o di che so io. Il back cover è removibile, nasconde la batteria da 1000 mAh. Inizia un pochettino a gonfiarsi, prima o poi devo comprarne un'altra. E qui abbiamo lo slot per la SIM, mini SIM, quindi SIM standard di quelle grosse per i giorni nostri, e sotto c'è uno slot per la scheda SD. Scheda SD che funziona alla perfezione, se non sbaglio regge fino a qualcosa come 32 GB, non voglio esagerare. Insomma, schermo da 3 pollici in formato 16 noni, si può dire che il design non fa poi così pena. Bene, adesso passiamo ad un altro smartphone, questo lo appoggio qui, che è appunto il Samsung Galaxy Young. Questo qui ce l'ho più o meno dal 2017 ed è stato il primo video dove ho pubblicato appunto me stesso che aggiustavo appunto uno smartphone. In questo caso gli ho aggiustato lo schermo e tuttora dovrebbe funzionare, come vedete. Qui abbiamo il tasto home, i tasti capacitivi, appunto qui il touchscreen capacitivo molto più avanzato rispetto ad un resistivo. E questo è lo smartphone di basso rango di Samsung del 2011. Guardate la differenza tra uno smartphone di basso rango del 2009, sempre di Samsung, e uno smartphone di basso rango del 2011. Cioè questo qua è veramente miglia miglia avanti. Pensate che questo ha soltanto 50 MB di memoria interna. Questo qui in realtà, più o meno siamo lì, hanno tutti e due bisogno della scheda SD. In ogni caso, eccolo qui, se si accende la batteria scarica ovviamente. Vediamo di lasciarlo stare. Ed eccolo qua. Sì, dovrebbe funzionare, eccolo qui. Funziona, ci mette un po' a caricare i widget, ora lo vedete un po' basso luminosità perché è il risparmio energetico. Comunque sia, 2 megapixel se non sbaglio la fotocamera posteriore, e sotto questo aspetto in effetti questa di risoluzione è un po' più appunto elevata, tuttavia la qualità delle immagini penso sia migliore qui, pensando un po' anche all'evoluzione dei sensori. Qui abbiamo lo speaker, la capsula auricolare, il sensore di prossimità accanto a lei, il back cover anch'esso removibile, vediamo se ci riesco, ecco qua. La batteria, che se non sbaglio è da 1200 mAh, qui c'è lo slot per una scheda SD che non ci ho ancora messo, e sotto la batteria c'è lo slot per la mini SIM, quindi anche qui la SIM è ancora quella grossa, tanto per intendersi. Bene, mettiamo anche questo da parte e passiamo ad una pietra miliare del mio canale, cioè il Nokia N8. Questo smartphone ha veramente fatto la mia storia, letteralmente, perché pensate, ce l'ho dalla fine del 2013 o inizio del 2014, e l'ho usato veramente tanto, fino più o meno al 2016, inizio 2017 addirittura. Penso di essere arrivato così lontano, pensate un po'. Comunque sia, schermo AMOLED, primo smartphone con schermo AMOLED che abbia mai avuto. Qui abbiamo appunto la risoluzione 640x360. Questo schermo è da 3,5 pollici. Questo schermo è da 3 pollici, una cosa che non vi ho detto è che questi schermi sono entrambi da 3 pollici, ma questo sembra un pochino più grande solo per via dell'orientamento.
Qui abbiamo il tasto home del Nokia, qui i vari tasti, eccetera, eccetera. La fotocamera che è veramente incredibile, da 12 megapixel, fa delle foto fantastiche, secondo me, ancora per i giorni nostri, perché veramente per il 2010 questa fotocamera, secondo me, era anche meglio di quella dell'iPhone, probabilmente. Dettaglio, fotocamera frontale presente qui, e siamo nel 2010, proprio in concorrenza con l'iPhone 4, da 0,1 megapixel, mamma mia, 100.000 pixel di fotocamera. Andiamo avanti, ed ecco qui uno smartphone che io ho adorato, letteralmente. Questo è l'iPhone 3G, il più vecchio iPhone che posseggo tuttora. L'ho avuto in passato nel mio canale, tuttavia quello lì purtroppo si è rotto e ho dovuto ricomprarlo. Questo è stato uno dei migliori affari che abbia mai fatto per soli 35 euro, guardate in che condizione è. Non dico perfettissime perché qui c'è una piccola crepa e qualche graffietto c'è, però veramente secondo me un affare. Funziona al 100% ed è lo stesso con cui ho fatto il video sull'usare l'iPhone 3G nel 2020. Qui abbiamo la fotocamera anch'essa da 2 megapixel, niente video come sapete, schermo da 3 pollici e mezzo e lo mettiamo anche lui accanto al Nokia. Anche qui da notare la differenza negli orientamenti, lo schermo di iPhone sembra più grande. Passiamo ad iPhone 3GS, questo iPhone ne ha passate veramente di tutti i colori col precedente proprietario, guardate, ve l'ho fatto vedere tante volte, ma le condizioni pietose, sono condizioni pietose queste qua. Comunque, 3 megapixel di fotocamera, i video ci sono, e praticamente il resto è identico all'iPhone 3G. Andiamo avanti con l'iPhone 4 che purtroppo non funziona più, la batteria è completamente morta, ragazzi. Per le condizioni in cui è, a questo punto faccio prima veramente a comprare un altro iPhone 4. Questo qui lo terrò per i pezzi di ricambio e fine. Comunque sia, primo schermo Retina, il nuovo design con il vetro che è ripreso anche negli iPhone attuali. E qui abbiamo la fotocamera da 5 megapixel con i video in HD. Ecco perché appunto vi ho detto che quella del Nokia da 12 megapixel, secondo me, è più avanti. Questo è l'iPod Touch di quarta generazione, il primissimo dispositivo Apple portato su questo canale, ancora funziona alla perfezione, giusto un po' sporco perché è un po' che non ci metto le mani, back in acciaio, completamente graffiato ma molto resistente a mio parere, fotocamera da 0,6 o 0,9 megapixel, non me lo ricordo, comunque terribilmente bassa, è veramente terribile anche per fare foto e video. Ci sono alcuni video che ho effettuato con questo iPod, come alcuni sui treni, e me ne sono altamente pentito, comunque sia... Classico iPod, l'abbiamo visto un po' tutti quanti. Non mi voglio dilungare più di tanto perché c'è veramente tanto da vedere. Qui abbiamo uno dei miei tre iPhone 4S, il terzo ce l'ha mio padre, lo usa come secondo telefono. E questo qui è quello da 8 GB su cui ho fatto il video sul restauro, per tanto per dirvi. Mentre questo è il principale iPhone 4S che io posseggo, proprio quello con cui ci faccio anche alcune volte dei video su quando lo utilizzo e che appunto a volte utilizzo per divertimento. La cover mi piace veramente molto, è quella che mi permette di metterlo in questa posizione e usarlo come fotocamera. Comunque, veramente un bel telefono, 32 GB e funziona alla perfezione. Spostiamoci avanti, abbiamo altra pietra miliare di questo canale dopo appunto anche l'iPhone 4S, il mitico iPhone 5, ragazzi. Questo è stato il primo iPhone che ho utilizzato veramente come telefono nel maggio 2018 e penso veramente di non aver mai avuto un'esperienza più fluida di iOS, sinceramente. Io venivo da Android e veramente iOS, secondo me, è un sistema operativo molto ben organizzato, non ci sono tanti problemi, sono riuscito a usare uno schermo da 4 pollici che di norma per me sarebbe piccolo. Pensate, con tutti i trucchi dell'ingrandimento del testo, eccetera, eccetera. Passiamo al 5S, diretto successore, come vedete c'è la cover del mio 5, ma questo è solo per appunto farvelo vedere. Questa è la versione più lussuosa dell'iPhone 5S, iPhone 5S Gold 64 GB. Una cosa del genere nel 2013 vi costava anche più di 1000 euro, quindi pensate un po'. Andiamo avanti, finalmente passiamo agli altri smartphone. Questo è un nuovo arrivato, ci ho fatto un piccolo video di presentazione, dovrò farci altri video. Questo è un Wiko Rainbow Gem, un telefono Android di medio-bassa gamma. Qui abbiamo il mitico Umi London, questo qui veramente anche qui. Questo è stato il mio primo vero smartphone con un pochettino di potenza, per così dire. L'ho preso, si caricava una meraviglia e andava veramente bene. I video li fa abbastanza bene, veramente fantastico. E dopo di lui, ovviamente non può che esserci lui, il mitico Umi Max. Questo è veramente uno degli smartphone più potenti che posseggo anche al giorno d'oggi. È il più potente Android. Va una meraviglia, non mi ha mai deluso, la batteria dura veramente tantissimo. L'ho sostituita di recente con quella del mio vecchio Umi Max perché era un po' più nuova, però ragazzi, veramente, questo non mi ha mai deluso con la sua qualità delle fotocamere, eccetera, eccetera, eccetera.
Molto bello, ovviamente poi abbiamo l'iPhone 10 che è proprio qui, il signorino che sta filmando, che è il top del top che abbia mai avuto. Bene, spero che con questo il video vi sia piaciuto, io vi ringrazio per la visione e a risentirci con il prossimo video. Ciao a tutti!